Nella vita bisogna comunque avere una chiarezza di intenti, bisogna avere comunque degli obiettivi ben delineati. Per quel motivo, perché nel momento in cui io ho degli obiettivi ben chiari, saprò esattamente come fare per raggiungere quell'obiettivo. Mi chiamo Donato Teresca, ho 22 anni e sono uno studente atleta, quindi faccio pesistica paralimpica e alle Paralimpiadi di Tokyo gareggerò nel sollevamento pesi paralimpico. Io sono un atleta paralimpico perché quando avevo circa 2 anni e mezzo ho avuto un incidente domestico, subito ho l'amputazione di entrambe le gambe all'altezza della coscia. Ero comunque, rispetto magari ai miei coetanei, ai ragazzi più grandi di me, ero più forte. Quindi vedevo in me questa sorta, diciamo, di talento che poi ho dato frutto scoprendo in realtà la pesistica paralimpica casualmente in TV. Dopo aver scoperto questo sport, dopo un anno appunto, ho fatto i miei mondiali ai quali sono riuscito, diciamo, sono riuscito comunque a vincerli. Quindi in 2 anni ho fatto diverse gare da junior, stabilendo ben 8 volte il record del mondo della Under 21, che attualmente è imbattuto. Finché quest'anno, appunto, dopo la fine del quadriennio, mi sono appunto qualificato per le Paralimpiadi di Tokyo in quarta posizione. Ovviamente ho cercato anche di far coincidere i miei due percorsi, quindi non solo allenamento ma anche studio, proprio perché era anche una cosa che mi portavo dentro, l'idea di voler comunque studiare, finché poi mi è capitata l'opportunità di poter studiare alla LUISS. Per me era il sogno fin da bambino, finché ho scoperto che potevo farla comunque, non tralasciando per nessuna ragione comunque lo sport ad alto livello, con tutti i vari programmi appunto di dual career, che appunto la LUISS supporta, probabilmente come l'unica pista in Italia, quindi mi ha dato una mano enorme da questo punto di vista. Ecco. Nelle categorie, ad esempio, a Tokyo partecipano i primi 8 al mondo e sono il più giovane, quindi l'età media, diciamo, dei medagliati è comunque sui 35 anni, l'età media degli atleti nel mio sport di alto livello è sui 30 anni, quindi io sono il ragazzo più giovane, quindi diciamo l'ultimo arrivato, no? Quindi l'idea di voler dare di più, arrivare più in alto degli altri, comporta inevitabilmente che bisogna dare molto più di quello che fanno gli altri. Il mio obiettivo in realtà è, ok, io, non mi farebbe molto, io voglio vincere tanto, voglio effettivamente prendere tantissime soddisfazioni nell'ambito sportivo, appunto sono medaglie, tutto, ma in realtà il vero perché in realtà è dimostrare alle persone, diciamo, col mio esempio di vita, tra virgolette, che tutto è possibile. Io vorrei dimostrare con la mia esperienza di vita che qualunque cosa la persona vuole può raggiungere. Il prossimo obiettivo è appunto portare la medaglia a casa da Tokyo, proprio per dimostrare anche qui che effettivamente l'età è una variabile, ma nel momento in cui lavori più degli altri, magari anche un minimo di talento, però puoi davvero fare la differenza, nonostante magari una persona possa essere la sfavorita completamente. Ragazzi, sognate, sognate più in grande, perché c'è una frase che dice: nei piccoli sogni non c'è magia. Quindi l'importante è sognare in grande, perché alla fine, solo sognando in grande, poi si accendono quei processi anche neurali che ti portano effettivamente a trovare la soluzione per arrivare più in alto degli altri.